Nel 1799, a Napoli, mentre l'esercito di Ferdinando di Borbone è impegnato contro le truppe francesi, un gruppo di ardimentosi, detti giacobini perché si ispiravano agli ideali della rivoluzione francese, cospira per abbattere la monarchia. Uno dei giacobini, l'avvocato Ferdinando Ferri, si reca travestito da cameriere a un ballo a corte per uccidere l'ammiraglio Orazio Nelson, che con la flotta inglese appoggia i Borboni. Qui Ferri ritrova Luisa Sanfelice, moglie del dissoluto gentiluomo borbonico Andrea Sanfelice, la quale, una prima volta, gli aveva salvato la vita. Il tentativo di uccidere Nelson non riesce e Ferri, ferito da Andrea Sanfelice, trova ricovero in casa del medico giacobino Domenico Cirillo, mentre Andrea Sanfelice, partito per la guerra contro i francesi, viene ucciso dai suoi stessi soldati, capeggiati da Michele Opazzo. La notizia della morte di Andrea Sanfelice provoca l'allontanamento di Ferri dalla casa di Luisa, dove il giacobino aveva frattanto trovato rifugio. Il re Ferdinando e la regina, per sfuggire all'esercito francese che avanza, decidono intanto di trasferirsi con la corte a Palermo sulle navi di Nelson, malgrado il parere contrario dell'ammiraglio napoletano Caracciolo. Luisa, nonostante che Ferri la scongiuri di restare a Napoli e che il banchiere Gerardo Bacher, di lei innamorato, le offra la sua protezione, si decide a trasferirsi a Palermo. Però Luisa, seguita dalla fedele Mariuccia, arriva troppo tardi al porto ed è costretta a restare in città. A Napoli si scatenano stragi a causa delle opposte fazioni, stragi fomentate soprattutto dai Lazzari, rappresentanti del popolo minuto, che per impreparazione politica appoggiavano i monarchici contro giacobini e francesi. I giacobini, fra i quali la giornalista Eleonora de Fonseca Pimentel, il medico Domenico Cirillo, il giurista Mario Pagano e numerosi altri, vengono intanto arrestati. I monarchici, da parte loro, sotto la guida di Gerardo Bacher, decidono di armare i Lazzari. Ferri, con un audace stratagemma, riesce a far fuggire dal carcere i giacobini che si nascondono in casa della De Fonseca. Mentre il generale Championnet concerta l'attacco delle truppe francesi su Napoli, giungono al campo dei francesi Michele Opazzo e il suo amico Pagliuchella. Ai due viene affidato il compito di portare un messaggio ai giacobini. Intanto Ferri e Luisa, ritrovatisi dopo alterne vicende, hanno scoperto di amarsi. Luisa, andata a chiedere del denaro al banchiere Bacher, rivela inconsapevolmente a questi il nascondiglio dei giacobini. Bacher, di nascosto di Luisa, invia inutilmente i Lazzari sul posto. Per consiglio della De Fonseca, Ferri decide di raggiungere l'esercito francese. Prima di partire, Ferdinando Ferri affida Luisa alla fedele Mariuccia e a Michele Opazzo, che è diventato una specie di suo luogotenente. Rimasta sola, Luisa confida a Eleonora De Fonseca l'amore che ormai prova per il giacobino Ferri. Son venuto sotto sta murata. Son venuto con un grosso sdegno. Mari l'orgia mia, nucchio suonare. Fammi una carità, ferma penora, n'ora sola. E sona e va la diana della
d'amore e ferma nessuna, tanto li meglio passiona. Ma mentre io così a nenna steva di, a me passai lo sdegno e me venete amore. Ma come mai non si hanno notizie? Ferri non aveva promesso che avrebbe fatto sapere qualche cosa. Speriamo che sia riuscito a raggiungere gli avamposti francesi. Ma perché? Perché? Perché è andato? Perché? Coraggio. Non poteva rimanere qui con tutti voi! Sta tranquilla, Luisa. Ferri è un uomo che non si ferma. E poi, Pagliuvel conosce tutte le strade e tutti i vicoli di Napoli meglio di casa sua. E non vi disperate, non serve a niente. Su. Accompagnate donna Luisa in camera sua, è meglio. È meglio che riposiate. Venite. Se ci saranno notizie di Ferri, verrò io stessa a comunicarvi. Certo, è meglio che la signora riposi. Ma noi siamo due donne sole. Io mi metto paura a stare di là. Se permettete, vi faccio io la guardia. Mi metto fuori alla porta. E state sicuro che nessuno entra. Bravo, Michele. Povera Luisa, sempre così timorosa. Don Eleonor, c'è il portiere che vi vuole parlare. Avanti, avanti, che c'è? Don Eleonor, voi permettete che io e mia moglie restiamo con voi? Ci mettiamo a paura, sta su, la Bache. Passano i Lazzari e vogliono che teniamo il portone aperto. Passano gli altri e lo vogliono chiuso. E tutti minacciano con le armi. Ma sì, certo, accomodatevi. Grazie, grazie assai, signora. Michele. Addostate, Michele! Corre, addosso. Io non vi avevo visto. Conavate sonno, povero Michele. Ma che sonno, Mariù? Io pure quando dormo tengo i sensi svegli. È trasito, che vi avevo portato una tazza di caffè. Ma non dovevate disturbarvi, non ce n'era proprio bisogno. No, è meglio. È che sono due notti che non dormo. Io invece a casa di donna Leonora in cucina... Mi sono fatta una bella dormitina vicino a fornella. Ah. E donna Luisa che fa? Riposa. Ma è agitata. Facetevi uno sonno pure voi. Volete proprio? Ah. E non vi metti da paura se io dormo? Avete detto voi stesso che pure quando dormite tenete i sensi svegli. Perciò, può bevi il caffè vostro. Lo sorso mo lasciate. Oh, scusate. Ma ce ne sta dell'altro, di là. Vi piglia la tazza pulita. Oh, ma che pazziate. Che scherzate. Per lo sfizio, per la bocca. Yeah. Mario, mi è passato il sonno. E dormite, che meglio.
Sì. Mi dispiace. Si sta più comodo. Donna Luisa, vuole bene assai a Don Ferdinando. Mi pare di sì. E allora non ci pensi più all'abbonare per il cavaliere San Felice? È la vita, amiche. Le cose passano. Eppure se rimangono un po' dentro, si fanno sempre più lontano. È vero. Si fanno sempre più lontano. È una fortuna, Mario. Se no, uno... E quella parte del popolo napoletano che ha combattuto i patrioti e gli alleati francesi se mostrò accecamento nella ragione e svelò insieme un vigore e una forza che fu male applicata, ma sempre gran forza di carattere. Piangendo questi dolorosi effetti di uno stato politico indegno di un vivere civile, consoliamoci almeno gettando lo sguardo sul felice avvenire, perché questo stesso carattere del nostro popolo rettificato e regolato da sane leggi repubblicane si è rivolto non più a lacerare la patria, ma a sostenerla e a difenderla. Domani questo manifesto che noi firmeremo verrà affisso su tutti i muri della città, specialmente nei quartieri più poveri, dei Lazzari. Don Leonardo, come vi ammiro per la vostra fiducia, ma siete proprio sicura che sarà domani? Mo' è già domani. Aprite, sono schifato. Che notizie? Dove sono i francesi? Sapete se Ferri ha passato le linee? Ma perché la flotta francese non appoggia Chambéry? Un momento, prego, calma. Vi porto l'ordine del comitato centrale che è riunito in casa di Logotea. L'ordine è questo. Pignatelli e Palomba dovranno assumere... Palomba è morto. Eppure Moscardelli. Li abbiamo ricondotti alle loro case. Con tutto il nostro rimpianto. Lo credo, donna Eleonora. E allora voi, Caraffa, prenderete il posto di Palomba. Dovete assumere il comando della quarta colonna. Scendere per via Sette Dolori e a Piazza Santo Spirito dovete unirvi con la seconda colonna, che è comandata da Arcovito e Baffi. Bene. Una volta uniti, attenderete nuovi ordini. Vi prego, Pignatelli, ripetete l'ordine. Io e Caraffa assumeremo il comando della quarta colonna. Discenderemo per via Sette Dolori e a Piazza Santo Spirito ci uniremo con la seconda colonna, comandata da Arcovito e Baffi. Quindi aspetteremo nuovi ordini. Bene. Incontrerete resistenza. Vi sono barricate. I Lazzari si battono con furore e fanatismo, degni di una migliore causa. Dio mio, quanto sangue. Fra poche ore, forse, tutta questa lotta potrà finire. Ma Championnet, che fa? Il generale Championnet non vuole bombardare la città. Vuole attaccare quando il castello Sant'Elmo cadrà nelle nostre mani. Così il comitato, d'accordo con Championnet, ha dato ordine d'agire. Ma sarà difficile conquistarlo. Se tutte le azioni concordano, forse no. Spiegatevi meglio. Nel castello ci sono patriotti guidati dal principe Moliterno. Il generale Roccaromana, che comanda il forte, è dalla nostra parte. Però la guarnigione, composta di Lazzari e Borbonici, è tutta per Re Ferdinando. I patriotti si ribelleranno alla guarnigione nello stesso momento in cui noi attaccheremo dall'esterno. Quando innalzeremo la bandiera francese sul castello, Championnet attaccherà a fondo su tre direzioni. Così i Lazzari, presi tra due fuochi, dovranno arrendersi. E di Ferri, che notizie avete? Ha raggiunto le linee. Angela, fatta! E Championelli ha dato il comando di una compagnia mista di francesi e patriotti. Altro non so. Donna Eleonora, vi aspettiamo a Sant'Elmo. Come vorrei essere con voi. Il vostro posto è al governo della Repubblica. Forse domani stesso. No, no! Non è detta ultima parola. È detta, Don Gerard. È detta.
Li abbiamo armati inutilmente questi lazzari, poveri tornesi nostri. E non state sai imbacchiagnere per questi quattro denari che avete cacciato. Quattro denari? Sono migliaia e sono sudati. Sarà un titolo d'onore per il futuro. Pensiamo a mo. Com'è la situazione, Don Francesco? È venita da quelle parti? Brutta, brutta assai. Si combatte a capo di monte, a capo di chino, al ponte della Maddalena. Poveri lazzari. Si battono con l'immagine di San Gennaro appiccicata sulla fronte e sul petto perché li difenda. E così i francesi mirano meglio e il cervello schizzano. Ma non appena gli dicono che c'è da saccheggiare, i vostri lazzari smettono di combattere. E così è successo ieri per il Palazzo Reale. Io vi giuro che come la situazione mo, prego San Gennaro che faccia entrare presto i francesi a mettere ordine. Fai schifo. Corri a fare l'eroe. E quasi quasi ci vado. Quasi quasi, ma non ci vai. E fai bene. Perché noi non ci dobbiamo confondere con i lazzari. I Borboni tengono ancora i forti. Ma quando dureranno? Chi è? Aprite, aprite. Sono l'avvocato della squadra. È Fornuto. È Fornuto. I giacobini hanno issato la bandiera francese sul castello Sant'Elmo. Se vede buraco. Ma com'è possibile? Allora Moliterno e Rocabruna hanno tradito. Sì, ma il vero popolo napoletano non si è lasciato intimidire da quest'altro tradimento. I lazzari a Toledo, vicolo per vicolo, casa per casa, uccidere e si fanno uccidere contro i francesi. La resistenza dei lazzari fa onore alla monarchia. E allora perché rimpiangete i tornesi che li hanno armati? Non era questo che volevamo? Ma la novità più bella sapete qual è? Il vescovo ha promesso di far suonare le campane di tutte le chiese di Napoli quando i francesi occuperanno la città. Ma puro vescovo fu patriota. Ma che se a fine Romun? E per ringraziamento il generale Championnet manderà nel Duomo una guardia d'onore a San Gennaro quando tra qualche giorno ha da fu miracolo. Statta a vedere che pure San Gennaro è diventato giacobino. E adesso? Niente. Aspettiamo anche noi che il vescovo faccia suonare le campane. Stammoci quiete. Per ora. Io vi dico una cosa sola. Questa repubblica crolla appena i francesi se ne vanno. I francesi conquistano, ma non sanno mantenere. Le sentite queste campane? Che vuol dire? Ma che i francesi sono entrati a Napoli. I giacobini hanno vinto. Ferdinando. No! Ferdinando! Luisa! Luisa! Donna Leonora è andata contro i francesi. E anche Michele, anche il dottore Cirillo, tutti quanti. Siamo rimaste noi due sole. Ma perché non mi hanno chiamato? Donna Leonora ha detto che era meglio che riposavate. E ci andavamo a fare noi. Già. Donna Leonora, mi ha lasciato questa ambasciata per voi. Mi ha detto, dia Donna Luisa, da parte mia e da parte del capitano Ferri, che adesso non deve tenere più paura. Thank you.
viva la Repubblica! Oggi piantiamo dove prima sorgeva la forca, strumento di tiranni, significa, cittadini, che è giunto anche per noi il giorno in cui possiamo pronunciare i sacri nomi di fraternità, eguaglianza, libertà! Ed annunciarli tutti alla Repubblica Madre, la Francia, come degni figli. Ai popoli liberi d'Italia e d'Europa, come loro degni confratelli. Di fronte a questo albero della libertà, il nostro ricordo va al nostro eroe, Masaniello. Abbassone, viva la Repubblica! Viva i Barboni! La darria due per pezzo. Troppo spesso fa un milione con ministro donna attore, con lo quale la birbanda ci spugliai a tutto quanto. Con lo quale la birbanda ci spugliai a tutto quanto. Ferdinando e Carolina, un'andrigante e un'assassina. Io ministro casa unesce, ca la scena non permesso. Tutta chiappa, argento e oro. Ma Luciera ce l'ho bella, e poi rompe sti catena. Si essa chiappa li turnisa, issa manna li francina. Ma per via non ho più tempo, per una randa stilamente. Pomma all'era lui pensamma, a mangi a bere ci spassamma. Cittadino generale, ora che finalmente le speranze di noi esuli si sono mutate in certezza e che le sofferenze di quanti sotto i Borboni
combatterono per la libertà e la Repubblica, possono considerarsi concluse, io vi chiedo di consegnare a voi le spalline della mia divisa, che ritengo di non avere mai disonorata. Questo mio gesto però non deve suonare ad offesa, né a voi, né all'alta autorità del direttorio, ma piuttosto come un segno della mia gratitudine, giacché io, scacciato dalla mia città, mercé il valore dei figli della rivoluzione, vi faccio finalmente ritorno come uomo libero. È con profonda commozione che mi stacco dai miei compagni d'armi. Ed è con pari commozione che saluto i fratelli di cospirazione, di esilio, di sofferenza, che stanno qui di fronte a me. Essi, benché nati sotto altro cielo, in un paese diverso dalla Francia per storia e tradizione, hanno con voi in comune ideali e speranze. Sicché sia che io militi nelle file dell'esercito francese, sia che mi ricongiunga, come intendo fare, ai giacobini napoletani, resterò sempre fedele alla bandiera della Repubblica Francese, perché essa è portatrice di un ideale e non di un nuovo dominio. Io vi saluto, nobili uomini di Napoli, e salutando voi qui convenuti per festeggiare con noi la conquista di Napoli da parte delle truppe al mio comando, io rendo omaggio alla bellezza della vostra città, al coraggio vostro e a quello, permettetemi, dei nostri comuni nemici. Voi avete lottato e sofferto per una causa che riteniamo giusta. Coloro che si sono opposti a noi per difendere una causa che essi sapevano già sconfitta meritano ugualmente il nostro rispetto. Ma ora tacciano le armi, periscano gli odi, si allontanino le vendette, si ponga mano alle opere per dare alla città un governo degno. Verranno rispettate le tradizioni e i costumi delle popolazioni, i beni i cittadini, onorati i santi protettori della città. A nome del direttorio della Repubblica Francese, io proclamo ufficialmente la nascita della Repubblica Partenopea. Essa si estende come il sepolto regno di Napoli, da Gaeta alla Ciociaria all'Abruzzo, dal Tirreno all'Adriatico, fino al Mar Ionio e al Mar di Sicilia. Incarico ufficialmente Carlo Lauber di formare il governo della Repubblica. Il tiranno è caduto, sorgete! Gente oppressa, natura respira, il più grande dei troni crollò. Giù dal trono, crudeli tiranni, giù dal trono, giù dal trono, il servaggio del mondo finì. O soave le mamme sospiro, libertà che nel cielo seguia. Sono il commissario Fepuli, inviato da Parigi. Un messaggio urgente per voi da parte del direttore. Va bene, seguitemi. Ecco le mie credenziali.
Sono firmate da Barra in persona. Ho l'ordine di imporre al Regno di Napoli una contribuzione straordinaria di 15 milioni di ducati. Inoltre, tutte le opere d'arte della città devono essere requisite. I beni privati del re e della sua famiglia, le proprietà degli ordini cavallereschi e di coloro che hanno seguito i Borboni in Sicilia, gli arsenali, la zecca, la tesoreria, i banchi, i musei, le biblioteche, le fabbriche di porcellane di Capodimonte, le fabbriche di arazzi fondate da Carlo III e gli stessi scavi di Pompei devono essere considerati prede di guerra. Tutti i beni trasferibili devono partire per Parigi al più presto. Il direttorio dunque non sa le reali condizioni di questa città. Il direttorio sa in quale situazione critica si trova la Francia. Dobbiamo ricavare 200 milioni di ducati da questa città. Le guerre sono terribilmente costose, generale. Li avete sentiti? Quegli uomini sono gli unici amici che abbiamo a Napoli. Se eseguissi quest'ordine perderei anche il loro appoggio. Ho fatto arrestare un ufficiale perché avevo occupato un museo come fosse una roccaforte. Seguiterò a far arrestare chiunque voglia la spoliazione di Napoli. Credo sia interesse della Francia che la Repubblica nasca forte, autonoma. Senza l'appoggio di maggior parte della popolazione resteremo qui poco e male. Il direttorio non ha interesse che la Repubblica partenopea sia forte. Nessuna Repubblica italiana deve essere forte affinché le altre popolazioni non guardino ad essa. In altri termini, la Francia non ha interesse che l'Italia diventi una Repubblica una e indivisibile. Ma essi combattono per questo. Noi combattiamo anche perché questo non avvenga. C'è una parola per definire tutto questo. Tradimento. Fra noi tradisce chi non fa gli interessi della Francia. Ditemi, Feypoul, secondo voi gli interessi della Francia coincidono con quelli della rivoluzione? Qualche volta. Dunque, in questo caso non coincidono. Cittadino Feypoul, vi ordino di lasciare subito il territorio che è sotto il mio comando. Voi sfidate il direttorio. Io ho amici molto potenti. Anch'io ho amici potenti. La sorte vostra e mia dipenderà da chi prevarrà a Parigi. Vi prego di partire stasera stessa. Di questo fastidio, ma fra poco mi capirete e mi scuserete. Se si tratta di una cosa grave, è bene parlarne subito. Voi in passato mi avete proibito di parlarvi dei miei sentimenti verso di voi. No, Don Gerard, se mi avete fatto venire qua per parlarmi ancora una volta dei vostri sentimenti... Ma come potete pensare che in mezzo a tutto quello che sta succedendo io vi importunerei con discorsi inutili? Evidentemente vi è un motivo ben più grave. E allora parlate. Quello che sto per dirvi potrebbe costarmi la vita. E se invece tacessi, sarebbe la vostra vita ad essere in pericolo. La mia vita. Spiegatevi perché. Vedete questo segno? Dovete sapere che questa doppia croce comparirà un giorno o l'altro sulla porta di molte case napoletane. E che vuol dire? Si sta preparando una cospirazione. Chi la sta preparando? Voi? Non posso dirvi altro, se non che ci sarà una strage di francesi e dei loro amici giacobini. Sono state fatte delle liste e le case delle persone comprese in queste liste saranno segnate con una doppia croce. Quello che dite è orribile. Non più orribile dei vespri siciliani della notte di San Bartolomeo.
La cosa orribile piuttosto per me è un'altra. Anche il vostro nome figura in una di quelle liste. Il mio nome? E che c'entro io? Ascoltatemi, donna Luisa. Oggi tutti sono pronti a tradire, a fare la spia. Ma... Non... Lasciatemi finire, vi prego. Io stesso ho avuto sotto gli occhi una denuncia anonima. Anonima ma precisa. Circostanziata. Una denuncia? Sì. Diceva che prima ancora dell'arrivo dei francesi, prima ancora della guerra, voi avete dato ospitalità a Uripelle. E chi può essere stato a fare la spia? Forse un giorno potremo dare una risposta anche a questa domanda. Per ora dobbiamo cercare di evitare il peggio. Io vi ho fatto venire qui per darvi un documento capace da mettervi a riparo da ogni vendetta. Don Gerardo, noi ci conosciamo abbastanza. E io non posso dubitare della vostra lealtà. Ma forse il vostro sentimento per me vi fa pensare a pericoli lontani. Il mio sentimento per voi. Non si capisce, donna Luisa, che è stato questo a farmi venire qui per mettervi sull'avviso. Ma voi non mi credete. Perdonatemi. Ma voi mi avete detto una cosa così atroce. Sì, atroce, ma c'è la guerra. Donna Luisa, io voglio salvarvi e voi dovete credermi. I cospiratori danno alle persone di fiducia. Questo lascia passare. Tenetelo sempre con voi. E voi vi fidate così di me? Non pensate che io abito porta a porta con la De Fonseca? E che forse amate un ufficiale della Repubblica al quale avete già salvato la vita? E non pensate allora che potrei dare questo lasciapassare a lui? No, donna Luisa, perché mi fido di voi. Naturalmente voi potrete mostrare quel pezzo di carta prima del momento stabilito, magari subito. E in questo caso sarebbe la mia vita ad essere in pericolo. Ma questa è un'eventualità alla quale non voglio nemmeno pensare. Ma siete proprio decisi? Ve l'ho già detto, donna Luisa, c'è la guerra. Una volta sono riusciti a sfuggirci. La fortuna quel giorno era dei Giacobini. E così i vostri amici hanno potuto proclamare la Repubblica. Ma pagheranno tutto insieme. Avete detto una volta. Quando? Ma spiegatevi. Ah, ora ricordo, prima che entrassero i francesi. L'ultima volta che venni nel vostro ufficio, non è vero? Sì, donna Luisa. Tra i Lazzari morti c'era anche Peppino, il vostro segretario. Ma i Lazzari quel giorno erano ai vostri ordini. Agli ordini di Sua Maestà, signora. E come sapevate che donna Eleonora e i patrioti erano nascosti? Ci fu una spiata. No, no, donna Luisa. La spia sa che tradisce e voi... E io... Io che... Allora è stata mia la colpa. No,
No. Forse ora vi è passato di mente, ma voi quel giorno che veniste a chiedermi il prestito, parlandomi della vostra situazione, di quello che volevate fare, non vi siete accorta che tra le altre cose mi avete detto anche che la De Fonseca era tornata a casa sua? Io? Io vi ho informato, io? Sì, sì, lo so. Mi avete dato un'informazione, ma in buona fede. La De Fonseca era uscita dal carcere, dove poteva tornare se non a casa sua. Ma allora? Allora se quel giorno fossero stati tutti uccisi, sarebbe stato tutto colpa mia! In questi tempi muore tanta gente, e tanta ancora dovrà morirne. Ma come fate a parlare così? Ma non siamo tutti cristiani! Per voi sarebbero cristiani anche gli assassini di vostro marito. L'assassino di mio marito era un ufficiale giacobino. In coscienza, no. Vi prego, Don Luisa, appoggiatevi a me. Signor Barker, io non so come andrà a finire tutto questo. Sono una povera donna, ma ricordatevi. Tuttavia, so mantenere un segreto. Ne sono certo, Donna Luisa. Luisa, è tutta la mattina che ti cerco. Ma che hai? Oh, niente, sai, sono molto stanca e basta. Sono andata in cerca di un corriere. Ho dovuto mandare una lettera a mia madre. Sarei passato da te, no? Te l'avevo promesso. Ho pensato che non avrei fatto in tempo. Era una lettera che doveva partire assolutamente oggi. E poi sarei venuta anch'io a cercarti. Sai, avevo anch'io bisogno di vederti. Ma che c'è, Luisa? Qualche brutta notizia? No, non niente. Avevo solo bisogno di vederti subito. Io ti ho sentito come in pericolo. Che sciocchezze. Il peggio è passato. Ma sai, corrono tante voci brutte. Dai anche tu retta a tutte quelle sciocchezze che mettono in giro gli amici dei borbonici? E se non fossero solo sciocchezze, Ferdinand? Gente brutta. E certo, non si rassegnerà alla sconfitta. Ma... io li conosco. Allora hai sentito qualcosa? Sai qualche cosa di preciso? No, niente. Non so niente, è che... non mi meraviglierei se tentassero. Senti, Luisa, io ho poco tempo, devo ritornare al Castelnuovo. Perché non mi accompagni? Ti convincerò. Noi due? No, io non voglio che ci vedano insieme. Allora saliamo su in casa tua? No, a casa mia, no. Oddio,
Vorrei addirittura che tu non fossi qui a Napoli. Pensavo che ti avrebbe rattristato la notizia della mia partenza. E invece vuoi mandarmi via. Dunque parti? Ma non mi avevi detto che non partivi più? L'altro giorno, quando ti ho detto che partivo con l'esercito per la campagna contro i briganti, ti sei messa a piangere. E poi, quando sono venuta a dirti che restavo, mi hai abbracciato. Adesso sei felice di sapere che me ne vado. Non so che cosa pensare. Mi nascondi qualche cosa? No. No, non voglio crederlo. Quando parti? Stasera stessa. Resterai molto? Non so. Ma cercherò di farti avere le mie notizie tutte le volte che mi sarà possibile. No! Non mandare nessuno! Per carità, Ferdinand! Va bene. Se ho ben capito, mi stai dicendo con le buone maniere che tutto è finito tra di noi. Grazie per la sincerità. Anzi, grazie di tutto. Sabina. Aspetta! Ma sì! Fra diavolo! Fra diavolo! Porca, noi fra Come ti chiami, eh? Anna, e tu chi sei? Io chi sono? Fra diavolo, sono fra diavolo! Tu sei fra diavolo? Allora lo pugnale lo sei rubato. Ah, e chi ti ha detto che fra diavolo ruba i pugnali, eh? Fra diavolo ando va, ruba tutte le cose che trova, e pure i bambini cattivi. Ah. Ma qua siamo tutte buone, e dentro le case non teniamo niente, solo rupane. Ne vuole poco? Tieni paura, eh? No. Non tieni paura, eh? Non tieni paura! Non tieni paura! Voi, tenete paura? Noi siamo povera gente e dentro le case non teniamo niente. Tutto quello che teniamo se lo sono pigliato i francesi. I francesi dovranno restituirvi tutto quello che vanno preso. Noi siamo qui per aiutarvi. Intanto vogliamo mangiare.
Te lo so detto. Non teneva niente. Coi tornesi si trova sempre tutto. Maiali, pollo, uovo, corbaccia! Torna al tuo posto, maiuolo! E ricordati che sei al servizio del re. Che porre parigina ai tassama! E allora, siccome volete tutti bene un re nuestro, Ferdinando, e dovete dimostrare che la ciociaria è fedele ai Borboni, adesso voi preparate un pranzo per i napoletani traditori che si sono messi coi francesi. E pigliate, pigliate! E fra diavolo paga. Mannaggia guerra, mannaggia, la prima volta che fra diavolo paga a comprare qualche cosa. Poi l'invitate a mangiare. E devono mangiare assai, perché quando tenete una panza piena, fra diavolo, in nome di sua maestà, la Cina! Avete capito? Chiamo, facci tanto presto, appicciato fuoco! Maccarone, carne, vino, pollastro, salsiccia! E silenzio. Nessuno di voi ha visto fra diavolo. Perché ci stanno certi capi giacobini che stanno venendo qua e io gli voglio fare una bella accoglienza, sì. Più un sovrano popolo, sovrano re, non più non me. Al forte rombo del cannon tiranni e re, fuggiti son. La bella libertà soltanto regnerà. Cambian la carmagnola e il suon, e il suon. Cambian la carmagnola e il suon del cannon. Cambian la carmagnola e il suon, e il suon. Signor Tenente, io qui sento un odore di pollastro arrostito. Voi lo sentite? Non è pollastro. Questo è odore di saciccio. Ma sempre un odore buono è. E poi la truppa tira fame. E effettivamente il sergente Pagliuchella ha ragione. Qua, se fra diavolo ci trova deboli e con la pancia vuota, quello ci fa nuovo nuovo. Facciamo sosta allora, vai. Voglio, riposo! Siamo soldati della Repubblica Partenopea. E potete venderci qualche cosa da mangiare? Accomodatevi, sì, mi preparo tutto quello che ha voluto. Curro, va a pigliare l'uvino. Sergente Pagliuchella, guardate che pollastro, quando mi piace il pollastro, signor capitano. Beh, allora sediamoci. E tu provvedi per gli altri fuori. Pagliuchella. Eccoci. Vino subito. Signor capitano, quando credete che rientriamo a Napoli? A Napoli? Caro Michè, a Napoli rientriamo quando abbiamo finito di pacificare la ciociaria. Signor Terenzo, già vi siete stancati di combattere. Sergente, voi parlate sempre a sproposito. Sì, allora, che è vino? Signor capitano, che ne pensate di Mariucci? Mariucci? Signor Terenzo, vi siete inguaiato pure voi. Sergente, se fate un altro commento vi schiaffo dentro. Io sì. Col permesso del signor capitano. No. Salute. Tenente, il sergente Pagliuchella non voleva offendere Mariucci. Mi sembra una brava ragazza. Pure a me, sì, sì. E poi è assai devota a Donna Luisa. Ma
Poi, signor capitano, ormai la strada per Napoli l'abbiamo ripulita dai briganti di Fra Diavolo e dagli insorgenti. La nostra missione è finita. Non credo, Michele. La Repubblica qui non la capiscono ancora. Il mio modesto parere a questo proposito è che qua la gente si mette paura. Repubblica o monarchia, loro è la stessa cosa. Non si fidano. Non vogliono essere arrubati e vogliono vivere tranquilli. Aspetta! Prima il capitano. Prendete. Mio capitano, la cosa è troppo buona, capitano. Allora. La femmina sa chiude farfariella, l'arte da farsa ma di salvare da pure da fava semplice e da malezio, una fava scottosa e molto maratella, che a chi se pigna pure lo sbarra, ma lo sa. Signor Tenente, salvatevi. Io non ce la faccio più. Coraggio, voglio che... Ma quanto si mi fece. Ma com'era possibile? Facevano a mangiare tutto quello per il Dio. State zitto, mo. Pienza sta buona. Di che? O capitano Ferri sta che sta parte? No. Avranno acciso pure a essa, povero. Di che? Siete a me. Levate sti panni e scappa. Che sta Repubblica? È venuto contatto con mamma. Voglio che nella vita si può cambiare una volta, due no. Allora, Michele, attenta a capo. E capo volle. Sono pesante, ma volle come foglia secca. È troppo pesante, amico Bubbolo. T'accia dicere una cosa. Ma da pozzo di... A riguardo quando c'è detto... O capitano San Felice. E si è detto la mia...
che tu hai portato a moglie. Chi Daniel l'ha già rubato io. Sta qua, in da sacca mia. Pilla. E porto la donna Luisa. Magari dica, è stato tutto colpa mia, ma non ti piglia, non ti piglia perché non porta bene, Staniella. A tutti. Sta qua. Capitano. Signor capitano, sono stato io. Sentite a me, scappate, salvatemi, perché se arrivo fra il diavolo, s'afferra pure l'anello. Pagliuché. Pagliuché. Pagliuché, rispondi. Pagliuché, non può fesse. Pagliuché, non pazzia. Non pazzia. Pagliuché. You get